Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Come sempre, anche da quest'ora, dalle ore 19, per aprire questa terza parte di Tada dedicata alla nostra cucina e oggi al Capodanno, quindi aspettando il 2023 insieme. Questa è una puntata fantastica. Vero? Super speciale. Infatti siamo in compagnia di due grandi chef, il nostro Paolo, che ormai conoscete, riconoscete, non ha più bisogno di presentazioni, ma anche di Simone, con noi per la seconda volta. Grazie, grazie, grazie a voi. Quindi in che modo ci stupirete, ragazzi? Ma inizio io? Inizia te. Ti ho portato... Guardate che canzoncino in sottofondo bellino. Ragazzi, è la canzone delle feste. Vero. E siccome noi abbiamo detto siamo il gruppo Sovversivi stasera, con la mia mente, come sai, positronica, che pensavo, che posso fare? Il cotechino, no? Esatto. Lo zampone. Cotechino, lenticchie, zampone, sai che faccio? Cosa? Chiamo il king della pizza, il king degli impasti e si fa una bella palla romana. E quindi grazie, no, per essere con noi. Grazie a voi. Tra l'altro la pizza, cioè, che regalo. Bisogna, però, come tutte le cose facili, c'è modo e modo di farle. Quindi con l'aiuto della regia... Diamo gli ingredienti e vai. Iniziamo subito a fare questa ricetta. Accidenti, che ricetta! Leggi pure per dare... Allora, 600 g di farina 300 W, che indica la forza della farina, quindi la capacità di creare glutine. Ok. Poi 270 g di acqua e 6 g di lievito di birra fresco, questo è per fare il primo impasto. Perché questo procedimento si svolge in due step, quindi è un impasto indiretto, cioè in due fasi. Nella seconda fase aggiungiamo 240 g di acqua, 13 g di sale, 6 g di malto diastatico, sì, che serve per accelerare la nostra lievitazione, 20 g di olio evo e stop. Quindi l'impasto a posto così. Ora Paolo direi di elencare gli ingredienti. Per quello che riguarda invece la farcia, chiamiamola così, che andrà sopra la nostra pizza, come la nostra palla romana, come vedete ho già iniziato, abbiamo della cipolla, che la quale faremo attraverso delle patate una crema di patate aromatizzata alla curcuma, ma a casa divertitevi come volete, uno spicchio d'aglio, più o meno 500 g di baccalà e una farina per friggere, noi abbiamo scelto una farina di riso. Bene, ci mostrate mentre tutto. Io comincio a tagliare, lui può iniziare a fare il nostro impasto. Sì, perché questo impasto io è bello. Vedo l'impasto già pronto. Sì, abbiamo posso? Già, certo. Devi. Almeno sentiamo la croccantezza, si scroppia. Perché devi sapere che in cucina non si dà niente al caso, quindi abbiamo fatto una piccola prova prima del risultato finale. Sentiamo se è buona, se no non si fa neanche. Se non si dopo. Parte no, neanche. No. Ci sta? Buono. Ci sta. Allora, bando alle ciance, cominciamo. Ok, vi faccio vedere la prima parte dell'impasto perché, come vi ho detto, in due step. Quindi, prima facciamo un preimpasto, nello specifico la biga. Quindi, la biga. Per fare la biga bisogna partire dall'acqua, okay, metterla in una ciotola. Come vi ho detto, 270 g di acqua. Mm-hmm. Ora, più ho dimezzato le dosi. Il lievito. Ok. Sempre l'1% rispetto alla farina e vado a sciogliere il lievito così nell'acqua in modo che si sciolga bene. Questo perché è una prima parte abbastanza veloce di impastamento. Dobbiamo certo. impastare soltanto 3-4 minuti perché la nostra biga deve rimanere molto molto grezza. Quindi 3-4 minuti. Quindi vado subito con il resto della farina. Mano artiglio. Mm-hmm. Ah, ad così. Artiglio. E così. Deve essere assolutamente brutta, grezza, però mi raccomando, la cosa importante, non dovete vedere farina bianca libera, ma deve essere tutto impastato, perché la biga è comunque un preimpasto, quindi, come dice la parola, deve essere impastata. Mentre Paolo? Nel frattempo io sto tagliando, come vedete, le nostre cipolle e le nostre patate in modo fine, come vedi, perché... Se andremo a dare un taglio fine e rapido in questa maniera, potremo ottenere una cottura molto più veloce e quindi una cottura più omogenea. Non certo. state poi di base, noi lo facciamo un po' perché così avremo un risultato più veloce, un po' perché, cara Carlotta, devi sapere che noi cuochi siamo un po', come si dice, ci piace mettersi in mostra, insomma, far vedere di saper usare il coltello così,
è sempre una cosa scenica. Quindi andiamo. Siamo attenti, eh? Ehi. Già prima Antonio ci ha fatto sudare, ora non ti ci mettono anche te, eh? E quindi niente, andiamo a dare questo piccolo taglio veloce e si può dire di base che la nostra crema di patate è già pronta. Perché? Perché come avete visto abbiamo messo olio, aglio, un piccolo soffritto di cipolla, la nostra patata. Mentre la padella scalda possiamo usare tutti i tipi di sale, io andrò a usare un pizzico di sale al limone. Certo. La crema è base, voi potete ricamarla come volete. Bene. Noi andremo ad aggiungere in cottura un po' di cannella, un po' di curcuma, scusatemi, e un po' di zenzero. L'importante, quando la padella canta, sfumare con un po' di vino bianco. Ma passo la palla a Simone. Quando la padella canta. Eccomi qua, biga pronta, quindi come vedete molto grezza, però non c'è farina bianca libera a giro. Quindi cosa faccio da qui in avanti? La lascio semplicemente maturare e fermentare. 18 ore a 18 gradi, quindi con queste temperature in un punto fresco della casa. Dopodiché, dopo 18 ore, quindi metto la biga da parte coperta in un contenitore, dopo certo. queste 18 ore vado nella planetaria. Okay. Io ho già fatto la prima fase dell'impasto. Certo, ti sei portato avanti. Mi sono portato avanti, mi manca soltanto da aggiungere il sale, l'ultima parte di acqua e l'olio. Ok. Quello che mi raccomando, mettete in fase iniziale la biga spezzettata, il malto e 100 g di acqua, fate lavorare 10 minuti l'impastatrice finché non vedete che l'impasto non si incorda, quindi non sale sul gancio. Benissimo. Quindi vado a accendere. Iniziamo ad impastare. Iniziamo. Vedo che già l'impasto l'avevo già incordato prima, quindi è salito sul gancio, mi fermo, aggiungo il sale. Come avevi detto. Come avevo detto, e l'ultima parte di acqua, perché altrimenti se lasciamo il sale libero nell'impasto va a rubare l'acqua al glutine che si è appena formato. Okay. E noi questo non lo vogliamo. Anzi, se facciamo così, il sale ha un effetto rinvigorente nei confronti del glutine, quindi il nostro impasto, anche se è molto idratato, starà bene insieme. Che ricordiamo che questo impasto è un impasto abbastanza difficilino da fare, perché sì, è un 85% di idratazione, quindi su un chilo di farina abbiamo 850 grammi di acqua. Infatti, ora quando lo toglierò dall'impastatrice vedrete che è molto molto... Ci sono. Estensibile, però allo stesso tempo riesco a lavorarlo proprio perché ho formato bene il glutine. Ok, e se no. Altrimenti non rimarrebbe viene. Tutto nella ciotola, dobbiamo toglierlo col cucchiaio. Perfetto. In malo modo. Evitiamo. Mentre Paolo. Simone va avanti con il suo impasto, noi andiamo avanti con la nostra crema di patate e iniziamo a preparare il protagonista insieme sì. alla nostra pala, che è il baccalà. Come prepariamo questo baccalà? Lo andremo a fare fritto. Quindi cercate di prendere la parte, di lavorare la parte senza lische. Prendete un trancio in questa maniera, okay. diciamo il cuore, con l'aiuto delicatamente o di un coltello o di pinze andate a togliere un po' alla volta, vedete viene via da sola, la buccia okay. e l'andate a mettere da parte, perché se avessimo fatto con questo baccalà una cottura sarebbe stata perfetta perché la pelle è molto saporita, ma per una cottura come faremo, ovvero andremo a friggere, la pelle non è una parte importante, quindi andiamo a preparare dei tocchetti di baccalà mm-hmm. e io li vado di a infarinare. Quanti centimetri all'incirca? Dipende, questo dipende, sì, dipende poi da quanto li volete grandi. Noi facciamo questa dimensione per una questione comunque di texture sopra il piatto. Quindi, benissimo. La mia crema va avanti, il mio baccalà lo vado a infarinare e si può andare avanti. Io ho messo l'olio in fase finale perché l'olio si mette quasi sempre alla fine, proprio perché se si mette in fase iniziale rischia di slegare il glutine, quindi non fa sì che l'impasto stia insieme. Se lo metto alla fine, quando il glutine appunto è già formato, non ho questo problemino. Come vedete sta prendendo l'olio, ora farò il giochino ganzo sul piano. Le okay, pieghe. Perfetto. Io allora nel frattempo, grazie alla mia crema, ha, come vedete, buttato fuori tutto il vino, la parte alcolica. Quindi è evaporato. Non si sente più l'odore di vino no, forte. No, non si sente. Andiamo a mettere dell'acqua all'interno e a questo punto non dovete fare altro. Acqua tiepida? Acqua tiepida, possibilmente per rilasciare di più l'amido, e non dovete fare altro per cuocerla per un'altra ventina di minuti, fino ad ottenere... Oh, questo risultato. Questa è la nostra, il nostro risultato è questo che qua. Ci piace. Esattamente, ci piace. Con l'aiuto di un frullatore a immersione andiamo a dargli una bella frullata. E a lavorarlo ancora un po' di più. E come vedete la nostra crema è già fatta. È pronta. Ora mi chiederai Carlotta perché è di questo colore?
perché al suo interno, proprio prima di frullarla, mi raccomando a fuoco spento, abbiamo messo dello zenzero e della curcuma che ha rilasciato questo colore. Ecco perché la nostra crema è fatta. Poi ti ho detto, pure il verde non c'è. La nostra crema è fatta, lascio, diciamo, passo parola a Simone. Bisogna togliere il secchio di lì. Lo togliamo perché subito. Copre. Una telecamera. Vai, la telecamera. Allora, avevo cotto, ho già messo in cottura la mia pala, quindi sì, l'abbiamo pronta tra circa 3-4 minuti, perché questo prodotto si presta molto per una precottura, appunto. Quindi voi potete prepararla, per esempio, avete gente a cena, preparate, la precuocete 6 minuti a 250 gradi statico, dopodiché la fate freddare su una grata. Quindi magari dopo 2-3 ore che è freddata, potete andare in forno e rigenerarla a 250 gradi per 3 minuti e sarà perfetta. Quindi potete... Benissimo, benissimo. A questo punto, come vedete, l'impasto è molto molto estensibile. Perché però comunque... hai eseguito alla perfezione tutti i passaggi che dicevi prima. Soprattutto perché il glutine è ben formato. Vedete che è molto liquido, però sta insieme. Sì? Ok. Vorrei fare una cosa molto importante, che sono le pieghe di rinforzo. Quindi faccio sì che il mio impasto abbia struttura. Ah. Che si fanno così. Sono fondamentali per un ottimo impasto. Come vedete, facendo questo movimento, il mio impasto sta insieme. Sì. A questo punto lo metto in un contenitore e attenderò il raddoppio. Il raddoppio. Nel frattempo che lui, come vedi, prepara l'impasto e lo mette nel contenitore. Siete velocissimi, ragazzi, non ho neanche tempo di parlare oggi. Abbiamo una ricetta. E sono la pala di qua, di là. Perché sì, okay, ci avete fatto bere lo spumante prima, ora sì, siamo iperattivi. Siamo iperattivi, in clima partito. E bevuto anche il vino. Un bicchierino. Ah, eccoci qua. E niente, io sto facendo questo passaggio, ovvero... asciugare, non troppo, mi raccomando, dovete asciugare leggermente il baccalà. Perché? Okay. Perché il baccalà comunque viene spesso ammollato in acqua, quindi sì, già è ricco di liquidi. Se lo andiamo a friggere così, la frittura rimarrà croccante per pochissimo tempo. Perché? Perché il calore farà fuori uscire i liquidi all'interno del baccalà e quindi non avremo quell'effetto croccante che ci piace. Quindi, una volta che è un po' asciutto... E quindi, dato che l'effetto croccante ci piace... È fondamentale per, tanto, come dico sempre, una texture... È importantissima la texture del piatto, li vado ad infarinare bene bene, poi mi vado a pulire le mani rapidamente, prendo un panno di Scottex pulito, olio già caldo e mi preparo ad a friggere. Se vuoi... Come vi ho detto, ho messo l'impasto a raddoppiare all'interno di un contenitore. A temperatura ambiente ci vorrà all'incirca un'ora e mezzo, due massimo. Quando vedete che è raddoppiato, capovolgete il contenitore sul piano e fate la porzionatura. Vi ho dato queste dosi proprio perché così vi viene 4 panetti da 280 grammi ciascuno. Perfetto. Quindi sono precise. Dopo aver fatto appunto la porzionatura... Quindi per quante persone all'incirca? Per, diciamo, timer. 4 persone con la fame. Una famiglia. Affamate, sì. 4 sì, persone affamate. Affamate. Quindi dopo aver fatto i panetti appunto, vado a prendere... Il panetto stesso lo metto in un contenitore leggermente oliato, più o meno di 15 cm di diametro. Dopodiché lo capovolgerò sulla semola rimacinata di grano duro perché è molto adatta per stendere. E poi, come vi ho detto, faccio una stesura leggera e vado in cottura per i primi 6 minuti a 250 gradi. Dopodiché la faccio freddare e sono a posto. Benissimo. Posso poi concludere dopo. Ok. Paolo, come andiamo avanti noi invece? Andiamo avanti in una maniera classica, spedita e semplice. Come avete visto, il nostro olio era caldissimo. Ho setacciato, ovvero con l'aiuto di un setaccio, prima di metterlo direttamente dentro, ho passato la farina che era in eccesso. Facciamo questo procedimento per non sporcare l'olio e soprattutto per non rischiare di avere quel famoso nerino sopra la nostra infarinatura. Nel frattempo la mia crema calda la sto continuando a girare e andiamo a controllare per sapere quando è pronto la croccantezza. Vedi Carlotta, il nostro baccalà non ti farei mai bruciare, puoi toccarlo, è croccante. È croccante. Quando è così è pronto ed è pronto da scolare. Quindi mi raccomando, mamma, che facendo attenzione. Che bontà, che delizia. Lo abbiamo fritto, andiamo a spengere. Non potete capire il profumo, non potete capire il nostro baccalà e lo facciamo riposare, perché anche lui è l'ultimo dell'anno, è stanco, lo facciamo riposare qualche minuto e nel frattempo lo andiamo a condire con sale, bellissima, pepe, spezie,
quello che più vuoi. È lei, super leggera, ora purtroppo non si può sentire da casa quanto è leggera, ma è leggera, molto leggera. Quindi vado a dare un filo d'olio, io lo metto alla fine. Io te lo sposto. E te... io lo risposto. Ve lo litigato, ve lo litigato. Questo è il momento che preferisco. Il taglio? Il taglio. Come mai? Perché guardate un po' l'alveolo. Wow, stupendo, mamma mia. Dice tutto, no? Come vi dicevo, sì, è abbastanza una nuvola. Sì. Ora, io prima ho assaggiato un impasto che è tiepido, ora però voglio assaggiare questo, è caldissimo con, insomma, uscito... e poi con questo tocco di olio. Infatti iniziamo a prepararci la mise en place e allora ci prepariamo, posso... allora visto che abbiamo gli ultimi 8-9 minuti, se sei d'accordo, ci prepariamo per l'impiattamento. Sì, 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 meglio un minuto in più che un minuto in meno. Esatto, così meno. Avremo tutto il tempo per chiacchierare, degustare, provare, parlare anche dei nostri progetti. Quindi, olio spento, la nostra crema, andiamo a sentire che sia alla giusta temperatura. Sì. Il baccalà, Simone, ce l'abbiamo. Sì. La pala romana? Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. La crema di patate che abbiamo aromatizzato alla curcuma. È pronta, vado a prendere i germogli, una salsa e qualche decorazione e possiamo iniziare. Se vuoi precedermi mettendo la crema... Mi dai questo onore? Ti do questo onore. Ottimo. Quindi vado con la crema, prendo un altro cucchiaio perché questo è appena affondato. Ma progetti tipo? Progetti... sentiamo Simo, poi vi dico i miei. Io progetti... io è un poco, diciamo, è un poco più di un anno che ho iniziato questa avventura. Quindi consulenze e corsi sulla panificazione e il mio progetto, tra virgolette, è questo. Diciamo che al momento sono contento di aver intrapreso questa strada. Quindi dove ti trovi? Io sono di Pistoia. Quindi arrivi direttamente da Pistoia. Allora, faccio una cosa molto carina. Però può contattarti chiunque. Chiunque, giusto? In Toscana faccio corsi a domicilio. Questa è una cosa che sta funzionando, tra virgolette, molto. Vengo proprio a casa vostra, porto forno, impastatrice e faccio tutto espresso al momento e vi spiego tutto. E se poi il risultato è questo, ne vale la pena, no? Di solito sì, di solito il risultato rimangono è questo. Molto soddisfatti. No, non voglio pavoneggiarmi troppo, ma sì, dai. Ragazzi, vi ho portato, credetemi, il re del panino. Ma a parere mio e a parere di molti altri, secondo me è il king dei panificati. E io vi ringrazio. Insomma, ma Paolo... solo per numeri uno. Grazie, infatti. I tuoi di progetti? I miei progetti sono quelli dell'anno scorso, ovvero continuare così con questo lavoro. Per fortuna ho... Quelli dell'anno scorso? Sì, perché sembra scontato, però per una volta nella vita sto andando in maniera costante, quindi ho un lavoro che mi piace molto, ho un ristorante, anzi saluto... Beh, anche te lavori a Pistoia, no? Esattamente. Saluto Laurella e tutti i miei compagni di avventure, diciamo così, di lavoro. Sì. E li ringrazio per questa opportunità. Sono contento di essere con voi anche quest'anno e quindi direi che non posso lamentare. Alla grande! Sono veramente felice. Motivo. Ho una fidanzata che mi Greta. Regge, mi sopporta e mi sostiene. Anche Arianna a me mi sopporta tanto. Quindi diciamo che siamo bello. Uomini con grandi donne accanto, sì. A fianco. Perché dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E dietro una grande donna c'è sempre un grande uomo, diciamo che. E cogliamo l'occasione per fare gli auguri anche a loro. Esatto. Certo. Amore, tanti auguri. Auguri. A loro e anche a tutti i tadaisti in ascolto. Che ci stanno seguendo in Quindi, ascolto, grazie mille. Visto che Simo ha presentato la sua parte, ora tocca a me. Ah, sì. Userò questo bellissimo piatto fatto da farina in Come, pasto. Come, non è finito? Ero pronta a scattare la foto. Avevamo detto il prezzemolo e gli ingredienti, noi l'abbiamo frullato con un po' d'olio e andiamo... Ora ci vuole il tocco del daghine. E andiamo a sporcare. Inarrivabile. Andiamo a sporcare leggermente, se anche sporcate un Tocchiamo po' il piatto. A sporcare, no? Guarda che meraviglia. Bellissimo il colore. Poi cosa il colore che fa questo contrasto meraviglioso. Ed è una crema verde, semplicissima. Bluo, menta. Esatto, vero? Basta frullare. Sì. Un cubetto di ghiaccio con delle foglie di prezzemolo e dell'olio come se faceste una maionese. Poi abbiamo creato questo finto caviale che in realtà è aceto. Abbiamo sferificato l'aceto. Poi crea sempre questi bocconcini così invitanti che ti invitano, ti dicono mangiami. Diciamo che il bocconcino che poi sono belli anche. Ora quindi voglio sono... vedere poi col cenone come facciamo. Ci organizziamo. Il bocconcino, ragazzi, quando chi ha pizza e il daghini si mettono in coppia. Perché questo finisce stasera.
non potete portarlo via. A noi l'onore, una fogliolina per uno. Andiamo, non fa male a nessuno, non fa male a nessuno. Io vado via. Allora. Andiamo a posizionare su ogni bocconcino le nostre foglioline per dare un po' di colore. L'onore di una fogliolina. Grazie. Giustamente. Alla padrona di casa. Alla padrona di casa. Qua siamo tanti padroni di casa, io non sono la padrona di casa. Il bello, se posso permettermi, veramente, siete una squadra. Appunto, siamo una squadra, non ci sono padroni, siamo una squadra. Lo sa che io sono ruffiano, Carlotta, ogni tanto. Che ogni tanto qualcosa scherzo, devo Paolo, dire. Scherzo, Paolo, scherzo, non è vero. Però, come la tradizione vuole... Approfittiamo per i social, questo è abbastanza social. Esattamente, esattamente. E come la tradizione vuole, nei ristoranti, ma anche qui a Tadà, dopo la foto c'è bisogno dell'assaggio. L'assaggio e poi festeggiamo. Andiamo a festeggiare, vero? Andiamo quindi a lavorare. Assaggio, assaggio. Vuoi una forchetta, coltello? Ma anche sì. Ma questa si mangia con le mani, Carlotta. Eccoci, ma con le mani come faccio? Poi porco tutto. Guarda, è gourmet, diciamo che si presta anche per la. Posso far vedere come si mangia con le mani? Vai, vai. Così. Anche guarda, te, vai Simone, anche te. Prego, perché si brinda anche con a lei, dottore. A lei. A voi, grazie per avermi aspettato. Non ti sei aspettato? Oggi si fa, siamo penosi. Però lei ha preso tutto, quindi... Per te è una donna. Allora... Io invece so quello dove non c'era niente. Buonissima. E il tocco in più, secondo me, glielo dà anche questo aceto. Perché va a ripulire la bocca. Perché qui, per l'ennesima volta, scusatemi se parlo... con la bocca piena, ma è buonissima. Per l'ennesima volta abbiamo dimostrato che con ingredienti poveri, acqua e farina, ingredienti di mare poveri, il baccalà, che è un piatto tradizionale anche in Umbria, perché era l'unico piatto che si poteva trasportare essendo sotto sale. Quindi abbiamo usato tutti ingredienti poveri. Di qualità. Fondamentale. Ovvio, sempre. E con ingredienti poveri e tanta fantasia, visto che abbiamo creato un piatto che potrebbe stare benissimo sulle tavole di un ristorante gourmet. Quindi quello che vogliamo consigliare a casa prima di farvi gli auguri è sperimentate, studiate quando avete la possibilità con personaggi come Simone. Sono abbastanza nerd per la panificazione. E mi raccomando, oltre a studiare, provate, perché se ci riusciamo noi, ci può riuscire chiunque, veramente. Beh, sono due passioni che siete riusciti a trasformare in lavoro, no? Esatto. Complimenti. Ed è la cosa più bella. Siete giovani, avete, insomma, tanta passione, siete bravissimi, quindi chiamate, anche perché sapete lui come fare, si presenta, no? Può presentarsi a casa vostra. Assolutamente, mi trovate anche su Instagram, Simone Chiappini, mi contattate lì e io... Ma anche il nostro Paolo, eh? Anche io mi presento a casa vostra. Vero? E non per urlare mani in alto, ma per prepararvi da mangiare. Quindi non vi fate spaventare se siamo alti, brutti e cattivi, ma siamo cattivi, anche brutti. Quindi non via, ci resta via, perché dobbiamo festeggiare a questo 2023, ragazzi, e a tutte le persone che ci stanno seguendo. E vi ricordo che... con Tadà vi riaspettiamo da lunedì 9 gennaio, quindi tra 10 giorni. Tra 10 giorni saranno di nuovo qua. Tra 9 giorni. 9 giorni, dai. Quindi ragazzi, buon anno, divertitevi, bevete responsabilmente. Responsabilmente. E provate le nostre ricette. Soprattutto. Buon applauso a Tadà. Buon 2023 a tutti. Buon anno. Che spettacolo di...